Eccoci qua. Chi abbiamo? Abbiamo Lina. Ciao Lina. Abbiamo anche Mayra che però eccola. Ciao. Ciao. Benissimo. Vediamo un po' come se... Ci siamo? Ci mettiamo seduti un attimo a gambe incrociate semplici, pronti prima di partire. Tiriamo fuori i glutei, le mani sono di lato, allunghiamo in su la fontanella. Inspiro, allungo in su e espiro e ruoto verso destra. Torno nel centro e rinnovo, inspiro, allungo in su e espiro e ruoto verso sinistra. E poi torno e cambio l'incrocio delle gambe. Inspiro, allungo in su, espiro e ruoto verso destra. Torno, inspiro, allungo in su, espiro e ruoto verso sinistra. E torno. Ok, cambio ancora una volta l'incrocio delle gambe. Molto bene. Ok, unisco il palmo delle mani davanti al petto, i gomiti sono di lato, la fontanella allunga verso l'alto. Chiudo gli occhi, faccio una inspirazione profonda. Il volto verso l'esterno e rilascio giù le mani sulle cosce. Inspirando, alzo la testa e apro gli occhi. Ok, cominciamo subito che oggi è una giornata molto impegnativa e il tempo ci serve tutto quanto. Quindi ci sdraiamo un attimo a terra e prendiamo la nostra cinta per andare ad allungare le gambe. Lasciamo la sinistra, il piede sinistro a terra e stendiamo la gamba a destra. All'inizio la mettiamo soltanto sopra la verticale, quindi avrò la pianta del piede che cerca il soffitto, mentre invece richiamo dal ginocchio giù verso il pavimento la coscia.
giù e cambio. Mi lascio la destra a terra, stendo su la gamba sinistra e anche qui terrò la pianta del piede sinistro che sale verso il soffitto, mentre dal ginocchio richiamo tutto verso il pavimento, verso il bacino. E cambio di nuovo. E questa volta espirando porto la gamba verso il torace, quindi quando inspiro stendo comunque completamente la gamba, allungo il ginocchio e quando espiro avvicino la gamba verso il torace. E poi torno e cambio di nuovo, quindi lascerò la gamba destra a terra, passerò la cinta intorno al sinistro, stendo su di nuovo, parto ancora una volta sulla verticale, stendo completamente la gamba e ispirando la porto verso il torace. E torno. A questo punto vado a portare la gamba di lato. Per portare la gamba di lato vorrei che vi atteneste a una piccola serie di accorgimenti. Allora, la prima serie di accorgimenti riguarda la respirazione, per cui uno, il movimento sarà eseguito durante l'espirazione e due, durante l'espirazione, diciamo, tengo il core attivo, quindi porto l'addome e l'ombelico in direzione della colonna e tengo l'addome attivo. Quindi il movimento non sarà tutto insieme portando la gamba di lato, ma sarà solo durante l'espirazione gradualmente. E l'altra attenzione riguarda il fatto che la gamba, anziché portarla molto verso il torace, la lascerò solo sulla verticale e la porterò in alto. Quindi a questo punto, vedendola da questa direzione, passo la cinta, stendo su la gamba e solo quando espiro porto l'addome con un pericolo verso la prona attivo e scendo. E scendo. E scende. È molto importante anche mentre eseguo questa azione richiamare dal ginocchio verso il bacino, ok? Quindi adesso potete fare voi, vediamo un attimo l'azione con tutte queste precauzioni. Quindi avrò la sinistra a terra e stendo sulla gamba sulla verticale. E espiro, porto l'addome attivo, l'ombelico verso la colonna e porto di lato la gamba. Mi fermo, espiro, eseguo di nuovo. Presto attenzione
a tenere il ginocchio che viene verso il bacino attivo. Ok, molto bene, poi cambio e eseguo dall'altra parte, quindi terrò attiva la gamba destra, mantengo la gamba sopra la verticale, afferro con la mano sinistra, espirando attivo il core, l'addome e porto di là la gamba. Richiamo dal ginocchio verso il bacino. Molto bene, e torno su. Ok, quindi adesso con le gambe piegate, eseguo di nuovo la stessa cosa, quindi passo la cinta, stendo e di nuovo espiro, porto di lato attivo, attivo il core. Quando sono arrivato a questo punto, mantengo ancora la cinta e attivo il core, espirando, avvicino il ginocchio. Questa gamba, vedete, è piegata qui da sopra e torno. Ok? E provate. It's your turn, it's your yoga, forza! Ok, allora evitiamo di fare i furbetti, torniamo, quindi lina, il piede non va a terra, della gamba piegata, mentre Maira non tiro il ginocchio al petto, sempre della gamba piegata, perché è un modo, no, per uscire da quello che voglio lavorare, cioè quello che voglio lavorare è proprio l'attivazione del core, nel momento in cui sto eseguendo anche una torsione, ok? Quindi rimanere con il ginocchio in linea significa avere un certo tipo di leva che nel momento in cui il ginocchio viene al torace non ho più, ok? Quindi proviamo l'altro lato senza fare aggiustamenti, ma cercando invece di attivare le azioni corrette. Quindi avrò la gamba sotto che sta richiamando fortemente il ginocchio verso il bacino, e l'addome che ogni volta che espiro strizzo bene in maniera da mantenere attivo. Forza! Quindi espirando scendo con la gamba di lato e poi un'ultima ispirazione avvicino il ginocchio dell'altra gamba. Bene, Maira.
e torno, e torno, torno. Allora, adesso andiamo a provare, e chiaramente lo proveremo con grande intensità, perché siamo qui per esprimere intensità, e quindi andiamo a provare a fare la posizione in modo completo, che sarà Jatara Parivartanasana. Mentre scendo delle due gambe, quella importante è la gamba che è sotto e che ogni volta che espiro richiamo verso il bacino, ok? Ora, quanto devo scendere? Scendo tanto quanto riesco a tenere la posizione, quindi non vado oltre le mie possibilità. Quando risalgo su, espirando e richiamando le gambe con intensità. Vi faccio vedere la propria posizione e poi andate voi. Quindi, avrò questa volta tutte e due le gambe stese e non ho cinta, quindi è molto più impegnativo. Espirando, questa gamba inizia il suo movimento di lato e di richiamare il ginocchio verso il bacino e l'addome attivo. Quando torno su, espiro e richiamo tutto insieme. Ok? E poi si prova dall'altra parte. Go! La vera sfida in questa posizione è mantenere il sorriso per tutto il tempo mentre si espira. La gamba sotto attiva e richiamo il ginocchio verso il bacino, l'addome è sempre attivo durante l'espirazione, do un grande impulso al core. Non sto in posizione fino a che non ce la faccio più, ma conservo un ultimo grammo di energia per tornare su espirando in un'unica grande. Oh, bello, molto bello, bravissima Lina, mi è piaciuto tantissimo, Maira, grande effort, come si dice in inglese, e andiamo dall'altra parte. Ok, così scopriamo anche che ci sono alcuni lati che vengono meglio di altri. Quantomeno che danno in ordine. Ok, adesso possiamo ruotare sul fianco e ci mettiamo seduti in Dandasana. Poi io ovviamente vado a specchio e vi invito a portare i piedi a sinistra. Potrebbe essere necessario per voi avere la coperta da mettere sotto la natica, se non siete in grado di stare dritti o di rimanere allungati verso l'alto in questa posizione. Se siete in grado di rimanere allungati verso l'alto, potete anche non usare la coperta. Le ginocchia però devono essere a terra e per quanto riguarda la posizione dei piedi, l'arco plantare del piede sinistro è, scusate, il collo del piede sinistro è sull'arco plantare del piede destro. Ok? A questo punto inspiro, allungo in su e espiro, ruoto verso destra.
torno. Dopo il lavoro fatto in precedenza, sentite come l'addome è sostanzialmente più vivo e quindi vi sostiene anche mentre andate in torsione. E andiamo dall'altra parte, quindi ritorniamo nella Dandasana, spostiamo i piedi dall'altra parte e ci troviamo di nuovo pronti per Bharadvajasana, questa volta verso sinistra, quindi inspiro, allungo in su e espiro e ruoto. E poi torno nel centro. Bharadvajasana è una bellissima torsione perché in Bharadvajasana la torsione è distribuita in tutto il corpo, quindi è tutto il corpo un po' partecipe di questo momento di rotazione. Adesso ci mettiamo in piedi e ci prepariamo per le posizioni in piedi di oggi. Quindi iniziamo con Tadasana sul centro del tappetino. Benissimo, poi intreccio le dita e stendo in su, stendo le braccia, il palmo delle mani sale verso l'alto e stacco le coste. E poi rimanendo in questa posizione, scusate, scendo giù, cambio l'incrocio delle dita e di nuovo allungo in su. Rimanendo in posizione, attivo l'addome. Tengo sempre le rotule tirate su, le gambe attive e torno giù con le braccia e poi sposto il peso sulla gamba sinistra, libero la destra, afferro la caviglia e metto il piede contro la coscia. Sto fissando al solito un punto davanti a me per mantenere l'equilibrio, apro il torace, allargo le braccia e allungo in su. Giù, ok, Tadasana, ok, e sposto il peso sulla gamba destra, libero la sinistra, afferro la caviglia e metto il piede contro la coscia, il tallone spinge contro la coscia spinge contro il tallone, apro il torace, allargo le braccia, ruoto il palmo delle mani e allungo in su, sulle dita, i polsi, i gomiti, le spalle. Creo lunghezza nel torace. E torno giù. Prendo quindi il supporto che ho a disposizione e lo sistemo a destra. A questo punto mi preparo con una grande apertura per eseguire Trikonasana. Il supporto lo metterò comunque alto perché voglio vedere un attimo un'azione che è importantissima per quello che faremo dopo. Quindi il sinistro leggermente all'interno, il destro all'esterno, spingo verso l'esterno del tallone sinistro, inspiro, allungo in su il braccio, espiro, mi stendo verso destra e metto giù la mano sopra il mattone. La gamba sotto ovviamente è estesa e sta ruotando all'esterno. Il braccio, sono appoggiato sul supporto, le dita della mano guardano in avanti, il braccio ruota verso l'esterno e allontana la spalla e l'ascella dal bacino. Questo movimento mi serve tantissimo per creare lunghezza nel tronco e quindi ho bisogno di impararlo. Ruoto il braccio, allontano la spalla e l'ascella dal bacino e apro il torace verso l'alto. Chiaramente, nello stesso tempo il bacino si sta allontanando dalla spalla, ok? E porto su il braccio sinistro e guardo verso l'alto.
Ok, torno su e sposto il supporto dall'altra parte. Mantengo sulle braccia, destro all'interno e sinistro all'esterno, mano destra sul fianco, sollevo il braccio sinistro e allungo verso sinistra, giù la mano sul supporto. E anche qui mi fermo e seguo la stessa cosa. Quindi stendo il braccio, ruoto e il braccio mi serve per allontanare la spalla e l'ascella dal bacino. Il bacino chiaramente sta andando nella direzione opposta, quindi diciamo verso il talone dietro, apro il torace e poi sollevo il braccio. Ok? Questa azione sempre presente. Ok. Molto bene perché ci tornerà utile tra poco, quindi torno su di nuovo e mi preparo per andare di nuovo a destra. Questa volta potrò abbassare il mattone se ne ho la possibilità, ovvero se riesco a rimanere nella posizione con il torace aperto, quindi sinistro all'interno, destro all'esterno, gamba sinistra attiva, mano sinistra sul fianco, sollevo il braccio destro, inspiro, espiro e allungo verso destra, metto giù la mano sopra il mattone e ancora una volta le dita sono rivolte in avanti, ruoto il braccio, allontano spalle e ascella dal bacino, il bacino dalla spalla e l'ascella, apro il torace, porto sull'altro braccio, guardo in su, sono felice e questo lo dimostro grazie al sorriso, che è un sorriso sul volto, un sorriso sulla bocca dello stomaco, che anche lì a volte si annida la tensione. E poi torno su. E quindi mi sposto dall'altra parte, quindi potrò mettere leggermente più basso il mattone se ne ho la possibilità, piede destro un po' all'interno, piede sinistro all'esterno. Mano sul fianco, inspiro, sollevo il braccio sinistro, inspiro, apro e allungo verso sinistra e metto giù la mano sopra il mattone. Ancora una volta le dita sono rivolte in avanti, ruoto l'interno del gomito in quella direzione, apro il torace, allontano la spalla dal bacino, l'ascella dal bacino, il bacino a sua volta va nella direzione opposta, apro il torace e porto sul braccio. Anche qui sorrido perché poteva decisamente andare peggio e sorriso con il volto, sorrido con la bocca dello stomaco. E poi torno su e piedi paralleli. Molto bene. A questo punto posso tornare in centro, prendere il mattone, metterlo alto davanti a me, tenere i piedi larghezza del bacino e le mani sui fianchi. Torace sollevato. E espiro e ruoto dal bacino e vado a mettere le mani sopra il mattone, resto in posizione rilassando giù la testa e le spalle. Posso abbassare il mattone volendo. I piedi sprofondano giù nel pavimento. Con la mano sinistra vado a prendere la caviglia destra, la mano destra sale sul sacro, tiro il sacro in avanti e piego il gomito sinistro verso terra. È una leggera torsione verso destra. E ritorno nel centro, resto un attimo nel centro, testa giù, spalle giù. Poi la mano destra va a prendere la caviglia sinistra,
la mano sinistra sale sul sacro, tiro il sacro in avanti, piego il gomito destro verso terra e estiro ed è una leggera torsione verso sinistra. E torno nel centro. E torno su. Ok. Ancora una volta prendo tutti e due i supporti, se no due, se no uno va bene uguale, li metto davanti a me, parto con i piedi paralleli, le mani sui fianchi e il torace sollevato, lo sguardo davanti a me, e porto il piede destro in avanti, il sinistro indietro, il torace è aperto verso l'alto, il mattone è su, espiro, ruoto dal bacino, vado a mettere giù le mani sopra i mattoni e qui posso stendere il braccio, ruotare l'interno del gomito in avanti e allontanare le spalle dal bacino. Quindi per allontanare le spalle farò lo stesso movimento che il braccio che ruota e muovo. Il bacino chiaramente anche qui andrà in direzione opposta. Se ne ho la possibilità, posso abbassare il mattone o il supporto, stendo sempre le braccia e faccio lo stesso movimento, cioè allontano le spalle dal bacino, le ascelle dal bacino. Il braccio quindi è attivo, la gamba estesa. Ok, e torno. Ok, attenzione Maira a non tirare troppo sulla testa avendo la schiena incurvata perché diventa stressante per la zona cervicale. Semmai tengo la testa con lo sguardo verso terra. Se voglio guardare in avanti molto, allora dovrò avere anche apertura nel petto quando lo faccio. Ok? Quindi parto di nuovo da su, con le mani sui fianchi e porterò il sinistro in avanti e il destro indietro. Gambe stese, torace sollevato, espiro, ruoto dal bacino, vado a mettere le mani sopra i mattoni, ancora una volta stendo allontano le spalle dal bacino. E se posso abbasso il supporto, se no non si vede. Braccia sempre stese, e braccio attivo che viene portato in avanti, lasciamo indietro, sorriso sul volto, felicità nel cuore e torno su. Molto bene. Ok, allora adesso andiamo a fare una posizione che riunisce il lavoro fatto fino adesso. Andiamo a fare pari diritta trikonasana e in pari diritta trikonasana è una posizione dove l'equilibrio è abbastanza precario, per cui è importante anche osservare un punto ed è importante creare questo allungamento prima di eseguire la torsione. Allora, prima ve la faccio vedere perché se non l'avete mai fatta, non so se mai l'avete fatta prima. È importante capire bene come è fatta la posizione prima di partire. Allora, si avrà una grande apertura, le braccia sono sollevate, piede sinistro verso l'interno, destro verso l'esterno e ruoto il bacino, il torace ad allungarmi, ad allinearmi con la gamba destra.
ruoto meglio il piede sinistro, apro il torace e sollevo il braccio sinistro, inspiro, espiro, mi stendo in avanti e vado a mettere giù la mano sopra il mattone, se ne ho la possibilità lo tengo basso, ok? Basso è un po' più stabile rispetto a tenerlo alto. Una volta che ho la mano sopra il mattone, ruoto, allontano la spalla, espiro, faccio la torsione e porto sul braccio. Quindi è sostanzialmente una torsione in trikonasana. E torno su. Tutti d'accordo? Sì! Ok! Tutti d'accordo. È bello essere tutti d'accordo. Allora, sulle braccia, piede sinistro all'interno, destro all'esterno, ruoto, bacino, torace, metto le mani un attimo sui fianchi, mi allineo con la gamba destra e ruoto meglio il piede sinistro. Tengo sollevato il busto, porto su il braccio sinistro. Ah, esatto. Inspiro. Espiro, mi stendo in avanti e vado a mettere giù la mano sopra il mattone. Quando sono arrivato sopra il supporto, il mattone, quello che ho a disposizione, ruoto il braccio come abbiamo fatto fino adesso e allontano la spalla dal bacino. E poi espiro e ruoto, apro il torace e porto su il braccio. Povera Lina, ok. E torno. Ok, molto bene. Sposto il supporto dall'altra parte. Ok. Lina, procedi, anche se conosci la posizione, procedi passo passo e mantieni lo sguardo fisso su un punto ogni volta che sposti la testa, ok? Sì. Sulle braccia e destro all'interno e sinistro all'esterno, ruoto bacino torace, mi allineo con la gamba sinistra e ruoto meglio il piede destro, tengo sollevato il busto, porto su il braccio destro e apro il torace. Espiro, stendo in avanti e metto giù la mano sopra il mattone, stacco le spalle dal bacino e ruoto verso sinistra, tengo lo sguardo sul punto, qui è importante sentire che allontano le spalle e poi porto su il braccio. Ok, torno su. Ok, va bene Lina, hai però spostato il mattone all'interno invece che all'esterno del piede, semplifica parecchio la posizione, può essere, diciamo, non è stimolante, è molto comodo, ok? Allora, facciamo il secondo giro, quindi andiamo nuovamente da questa parte. Allora, cosa succede? Quando sono nel massimo della mia estensione, sto eseguendo la torsione, in apertura del torace, espiro e compatto il core, compatto l'addome, sento questa azione che mi libera ancora di più il torace nella torsione, ok? Quindi proviamo questa cosa qua. Aggiungiamo l'azione dell'addome che è molto simile a quella che voi avete fatto all'inizio in tenuta in Jhavarava Parivartanasana, ok? Quindi mantengo l'apertura, porto il sinistro all'interno, il destro all'esterno, ancora una volta ruoto, apro, sollevo il busto, sollevo il braccio sinistro, inspiro, scendo sul supporto, allontano
la spalla, ruoto il braccio, allontano la spalla dal bacino, espiro, faccio la torsione e quando espiro richiamo l'addome. E tiro sul braccio. Ok, torno su, bravissima Nina. E andiamo dall'altra parte. Sempre una grande apertura, piede destro all'interno, sinistro all'esterno, vuoto bacino torace in allineo con la sinistra e vuoto meglio il piede destro, sollevo su il braccio, inspiro, apro il torace, espiro, mi allungo in avanti e vado a mettere la mano sopra il mattone. Stendo il braccio, ruoto l'interno del gomito, allontano la spalla dal bacino, espiro, ruoto, attivo l'addome durante l'espirazione, fisso un punto davanti a me, poi sul braccio. Torno su. Ottimo, veramente bene, veramente brave e a questo punto possiamo metterci con i piedi leggermente più separati nel bacino, leggermente, e poi espiro, ruoto dal bacino, vengo giù e rilasso giù la testa e le spalle. Ora non c'è lavoro, c'è solo abbandono. E riposo. E torno su. Torno su e prendo un mattone e la cinta. E stendo le gambe in avanti. Inizio con la cinta. Passo la cinta intorno al piede destro. Ovviamente è Dandasana, quindi tiro fuori i glutei. Mi do un attimo una lungatina verso l'alto, poi afferro la cinta con la mano sinistra e la cinta intorno al piede destro e espiro e ruoto. Torno. Passo la cinta intorno al piede a sinistra, lo afferro con la mano destra, inspiro, allungo giù, espiro, ruoto. Torno. Prendo il mattone e lo metto tra le ginocchia.
Tra l'altro col ginocchio posso anche immaginare di portare il mattone verso terra, sempre senza staccare il tallone, e espirando vado in avanti fino a prendere gli alluci. Una volta presi gli alluci, con il ginocchio immagino di portare in giù il mattone e espirando stacco le spalle. Ricordate il movimento del braccio quando eravate con la mano a terra? Qui è uguale, solo che c'è una presa. Quindi prendo la luce, ruoto il braccio e allontano le spalle. È un'azione del braccio e non della schiena. Posso prendere quindi l'esterno del piede. E di nuovo allontana. E volendo posso scendere giù fino al tallone e di nuovo allontana. Approfittate quando espirate anche per portare l'ombelico verso la colonna. E vi appoggiate giù sopra il mattone. Oh, se è necessario portate il mattone più verso i piedi, tenetelo per forza, anzi, man mano che rimanete in posizione, l'idea è proprio quella di guadagnare spazio avanti, quindi potete guadagnarlo liberamente portando il mattone più avanti. E solo se vi sentite proprio comodi, 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 allora lo abbassate. Ok, e torno. Andiamo molto bene. Ora vi potete tranquillamente sdraiare a terra, mi sembra che vi siete guadagnati il momento in cui si recupera, quindi mi sdraio, prendo le ginocchia, mi dondolo un pochino. Poi tengo il ginocchio sinistro, stendo la gamba destra a terra, appoggio il tallone e lo striscio in avanti, il tallone destro. Sto qualche respiro. Torno, tengo il ginocchio destro, stendo la gamba sinistra a terra, la faccio scivolare in avanti. Poi torno, afferro le
gli alluci, tengo le ginocchia all'esterno, mi dondolo un pochino in Ananda Balasana. Ricordo quando ero neonato, giocavo in Ananda Balasana. I piedi erano più grassocci. E poi riallungo le gambe a terra una volta, stendo i talloni in avanti sul pavimento, espiro e rilascio completamente. Chiusi gli occhi, posso iniziare a rallentare il ritmo del respiro, posso osservare l'aria come entra e esce dal torace, posso andare a percepire i punti di appoggio del corpo sul pavimento. Dove poggiano i talloni, dove poggiano i polpacci, natiche, le braccia e le spalle. Osservo senza necessariamente giudicare quello che osservo, mi lascio semplicemente il corpo sul pavimento, le sue tensioni. I denti non si toccano, le labbra si sfiorano appena. La pelle del viso è morbida. La fronte è libera. L'aria entra e esce dal torace, fluisce liberamente. Quando inspiro prendo e mi nutro, quando espiro abbandono e lascio andare. Nello Shavasana il rilassamento del volto è essenziale, per cui posso distendere le labbra come in un abbozzo di sorriso, rilasciare e lasciare che la parte morbida sotto il mento sia priva di tensioni. Allentare la mascella, iniziando lì dove articola vicino all'orecchio. Rilasciando anche tutti i muscoli intorno all'orecchio. Provo allora a percepire l'orecchio, la sua dimensione, lo spazio che occupa e
E provo a fare in modo di sentire l'orecchio di sinistra e l'orecchio di destra contemporaneamente. Muovendomi in modo simmetrico, dalle orecchie passo alle tempie, cerco di percepire le tempie contemporaneamente, quella di sinistra e quella di destra, e il filo sottile che le unisce. Dalle tempie muovo la mia attenzione, sempre in modo simmetrico, verso il centro della fronte. E da quel punto liscio la fronte in ogni direzione, distendendola. Il punto tra le sopracciglia si dilata. Posso condurre lo sguardo 10-15 cm davanti alla punta del naso, lasciando che il globo oculare si rilassi verso l'interno. Il flusso dell'aria è libero nelle narici. E le guance sono morbide. E poi, lentamente, posso piegare le gambe una alla volta, ruotare su un fianco e venire su, e mettermi a sedere con le gambe incrociate, la schiena dritta e la testa rilasciata in avanti. E infine, inspirando, alzare la testa e aprire gli occhi. Buona serata a tutti. Bravi.